caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Come sapete, i culturisti, i bodybuilder, professionisti, sono stati e continuano a essere in parte, anche se oggi ne frequento meno, una ispirazione motivazionale molto potente. Oggi ti vorrei portare a conoscenza di, se già non lo conosci ovviamente, di un grandissimo, per me forse il più grande, culturista contemporaneo, la cui qualità atletica è davvero corrisposta da una qualità intellettuale di pensiero molto elevata, molto motivante e assolutamente da non sottovalutare. Lui si chiama Kai Greene. Ti invito a scoprirlo e a trovare tante cose sul web che lo riguardano, anche di frasi motivazionali, di video motivazionali, perché lui è anche un motivatore, cioè ha poi intrapreso anche la carriera di coach, tiene corsi, consulenze, eccetera. Il pensiero positivo, la visualizzazione, la connessione neuromuscolare, laddove la mente costruisce il percorso che si innerva nei muscoli, lo precede, lo struttura, lo organizza, lo definisce. Ecco il cuore del pensiero motivazionale di Kai Greene, in particolare la visualizzazione, così come il suo, idealmente, maestro Arnold Schwarzenegger aveva sempre sostenuto essere il fondamento di ogni successo. E oggi ti voglio proporre un suo pensiero che ho sintetizzato in un titolo che è «Pensa positivo oltre i tuoi limiti». Kai Greene. Bisogna abituarsi a pensare positivo e a proiettarsi oltre i propri limiti. Bisogna sfruttare ogni occasione per visualizzare il proprio successo nella prossima sessione, nella prossima serie o nella prossima gara di bodybuilding. Sviluppando queste abitudini, la volta successiva che prendi un peso non hai più la sensazione di riuscire a fare solo 2 ripetizioni. Avrai la certezza di poterne eseguire 15 o 20, perché avrai immaginato 1000 volte di farlo. Potrà sembrare un discorso astratto, ma non lo è. Si tratta di strumenti indispensabili per tenere sotto controllo il corpo e la mente. È il segreto per manifestare il proprio potenziale. Quanto più utilizzerete questi strumenti, tanto più riuscirete a fare cose che ad altri sembrano impossibili. Kai Greene. Roccia nel corpo e nella mente. Stoichi Mushik. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità. Ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Stoichi Mushik.